Ciao a tutti, bentrovati, bentornati al canale di Mandorla e Cioccolata. Oggi sono qui a parlarvi di un nuovo prodottino che ho potuto testare nelle ultime settimane, un device di bellezza che vi consentirà di fare una vera e propria spa facciale. Sto parlando di Sicora Beauty, questo piccolo accessorio di bellezza molto molto completo. Allora, chi mi conosce e mi segue sa che io ultimamente ho dedicato molta attenzione alla mia skincare nell'ultimo anno soprattutto, ma insomma anche prima sono sempre stata una persona appassionata di device. Addirittura il primo che ho comprato è stato il Foreo quando è uscito, e ormai parliamo credo più di 10 anni fa, il mio primo, diciamo, accessorio per la pulizia e la cura del viso. Da lì sono andata, insomma, sempre ad intensificare, e negli ultimi anni ho allargato, insomma, il mio parco giochi con il Nu Face, che è uno strumento di microcurrent che serve quindi per allenare i muscoli del viso e per stimolare la produzione di collagene con la tecnologia della microcorrente. E ultimamente ho ricevuto la Aduro LED Mask, che è uno strumento per fare la LED therapy a casa, cioè la terapia LED con la luce, e vi ho parlato, insomma, sempre abbastanza spesso di tutti questi miei, appunto, gioiellini che io utilizzo con regolarità. Il Sicora Beauty è uno strumento che racchiude in sé tre possibilità diverse di trattamenti di bellezza per mantenere la pelle del vostro viso giovane. Allora, quali sono le tecnologie che contiene il Sicora Beauty? Allora, ha la microcurrent che viene divulgata attraverso queste piccole palline. Quindi microcurrent, massaggiatore facciale attraverso degli impulsi elettromagnetici, stimola proprio il muscolo del viso, e LED therapy. Non so se riuscite a vedere la luce, forse con la ecco, vedete, io ve le sto cambiando per farvi vedere i diversi tipi di colori. Allora, ne contiene uno alternato che vi fa quattro trattamenti in contemporanea: la luce azzurra, tre trattamenti in contemporanea, la luce azzurra, la luce arancione e quella rossa. Poi ha la luce appunto solo azzurra, che è per il trattamento dell'acne, la luce arancio che è per la vitalità, per la luminosità della pelle, e la rossa che è l'antirughe. E quindi c'è anche la possibilità di fare il trattamento alternato. Oltre a questo qui non so se riuscite a vederlo, c'è la possibilità di fare il massaggio al viso da un livello 1 a un livello 4. E questo massaggio al viso si può fare anche in contemporanea con la LED therapy e con la microcurrent. Allora, ricapitolando, questo è uno strumento che vi consente di fare tre trattamenti insieme. Ora lo spengo. Oppure di farli anche il massaggio e la microcurrent da soli senza la LED therapy. Quindi è un piccolo gioiellino. Guardate quanto è piccolo, è davvero grande quanto una mia mano, io ho le mani piccoline, che vi risolve tanti problemi, senza parlare del costo. Allora, ha un costo che non è basso, ma è sempre comunque più basso di ognuno di questi apparecchi se voi li dovesse comprare separatamente, e ha sicuramente un ottimo rapporto qualità-prezzo se considerate che questo prodotto ne racchiude tre insieme.
Dunque, il prezzo si aggira al momento intorno ai 200 dollari, 210. C'è un codice sconto per voi con il mio nome che vi linkerò nell'info box, quindi insomma una opportunità per voi di risparmiare un pochino. Io adesso procedo con la valutazione, con la dimostrazione che ho fatto in due momenti differenti, quindi vi metterò delle clip in cui vi faccio vedere come funziona e come lo utilizzo io. E poi ci rivediamo alla fine per le conclusioni finali. Una cosa che vorrei aggiungere è che questo è uno strumento che può essere utilizzato con i vostri prodotti di bellezza, che possono essere un siero o una crema per il viso. Non vi costringe ad acquistare il gel vettore per la microcurrent, che di solito, come di solito avviene per gli altri strumenti simili. Per la LED therapy non c'è bisogno, ma per la microcurrent sì, ma voi potete utilizzare appunto il vostro prodotto di skincare. Io mi trovo comunque meglio con un siero oppure con il classico gel di aloe che utilizzo normalmente per la microcurrent, ma ho notato che anche sieri in forma liquida, quindi a base di acido ialuronico sostanzialmente, ma anche altre tipologie di sieri purché liquidi, vanno molto bene, come anche una crema più non troppo corposa. Ho notato che aiutano molto meglio a massaggiare il viso e a farlo aderire bene. Tutte le 5 testine per affinché il prodotto svolga al meglio le sue funzioni devono essere appoggiate sul viso, quindi tutte e 5. Il massaggiatore è molto potente, considerate che appunto il range va da 1 a 4. Io al momento, dopo 2 settimane di utilizzo, sono arrivata a livello 3, non riesco ancora a passare al 4 perché il livello 3 è già per me molto potente e non sempre lo utilizzo, anzi più o meno sto utilizzando il 2. Quindi non sono voluta partire subito con il massimo, l'ho utilizzato andando per gradi e io sono abituata a strumenti di massaggio. Questo apparecchio mi piace molto anche perché consente di trattare diverse problematiche della pelle in modo mirato. Ad esempio, se voi soffrite di acne nella zona T, potete utilizzare il prodotto solo con la luce blu, che è quella per l'acne, nella zona appunto che vi interessa. Mentre potete poi switchare e passare alla luce per dire rossa per le rughe dove avete le rughe di espressione, le zampe di gallina o le rughe naso-labiali e contestualmente fare anche il massaggio che risolleva, che lifta il viso oppure su tutto il viso. Quindi invece altri strumenti che sono anche più grandi. Con altri strumenti non potete decidere bene dove andare a far arrivare, ad esempio, la luce, e vi va un po' in tutto il viso. Quindi questo secondo me è un plus in più. La luce non ha non ha lo stesso effetto termico, cioè la luce rossa è quella che è riscaldante, anche se non vi brucia la pelle, è assolutamente tollerabile, mentre le altre ho notato che non fanno calore, quindi quella antirughe ha un effetto più riscaldante rispetto alle altre. Vi faccio vedere anche la sua scatola, come si presenta. È contenuto all'interno di questa confezione con una gomma piuma che riesce a riparare il prodotto dagli urti. In questa scatolina qui in fondo è contenuto una USB per ricaricare, quindi ricaricare questo accessorio, e ci sono anche le istruzioni all'interno e c'è una protezione nella testina che diciamo vi preserva il prodotto dagli urti. Eccolo come si presenta. La carica dura parecchio, devo dire che io l'ho ricaricato
mi sembra solo 2 volte in 2 settimane, utilizzandolo molto molto spesso a giorni alternati, e un trattamento tipo dura 10 minuti, dopodiché va in stand-by, si spegne automaticamente, ma voi potete poi comunque riaccenderlo e continuare il trattamento. Allora, io mi trovo bene con questo prodotto, l'ho sostituito in quest'ultimo periodo a tutto quello che di solito utilizzo, ma ritengo che possa essere un sostituto di ogni altro accessorio di questo tipo, e cioè può sostituire queste tre funzionalità egregiamente, come può essere inserito all'interno di una abitudine di skincare più completa come faccio io. Ad esempio, questo può essere portato tranquillamente in viaggio senza doversi portare dietro il massaggiatore o una maschera LED, che sono abbastanza ingombranti, oppure appunto lo potete inserire tranquillamente quando durante la stessa giornata non avete voglia di fare una routine più completa e magari avete poco tempo. Mi trovo bene, trovo che il viso sia sempre luminoso, liftato, vedo l'effetto prima e dopo, vedo il viso in forma, lo vedo ossigenato e mi consente di continuare appunto ad avere le mie abitudini di bellezza che ormai ho inserito da più di un anno. Quindi io ringrazio Sicora Beauty per questa opportunità, vi lascio tutto nell'info box, tutte le indicazioni, il sito di riferimento, e se avete ogni domanda, ogni dubbio, qualunque domanda, sono qui e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao! Buongiorno, eccoci di nuovo qui per fare un'altra demo con il mio Sicora Beauty, il mio accessorio di massaggio, LED therapy e microcurrent. Lo sto utilizzando con continuità proprio per studiarne le potenzialità, quindi praticamente adesso ho sostituito tutti i miei altri device di bellezza e sto utilizzando solo questo per vedere se ci sono differenze, per vedere se ci sono cadute o se migliora la situazione. Allora, sostanzialmente vi posso dire, poi magari più in là farò un aggiornamento definitivo, che non vedo sostanziali differenze e vedo però più che altro un risparmio di tempo, nel senso che questo aggeggio è molto utile per chi va di fretta e per chi non ha il tempo o la voglia di fare il massaggio al viso, di fare la LED therapy e di utilizzare la microcurrent con degli step differenziati. Il tempo standard di utilizzo di Sicora Beauty è del device di Sicora è di 10 minuti, nel senso dopo 10 minuti va in standby, ma voi potete utilizzarlo anche per più tempo. Io ho potuto constatare che si è più invogliati ad utilizzare uno strumento di questo tipo, perché sappiamo che la vita di tutti è frenetica e quindi non sempre si ha il tempo e il modo per dedicare ore alla propria skincare. Ad esempio, il Nu Face da solo prende 10 minuti. La maschera LED da sola ne prende 20. Se vogliamo fare anche un massaggio, ci sono altri 10 minuti, un quarto d'ora, cioè alla fine un'ora di tempo. Sicuramente dedicare tutto questo tempo alla pelle è molto efficace e i risultati si vedono, però piuttosto che niente, meglio piuttosto. Questo strumento ha una cosa in più che io non ho in altri device, cioè il massaggio, perlomeno io non avevo ancora. Se togliamo il foreo, che ha la funzione massaggio, in realtà uno strumento specifico per il massaggio ancora non lo avevo, ed è molto utile unire questa funzione mentre si fa la LED therapy e la microcurrent. E qui c'è un massaggio che è molto potente. Io al momento mi sono fermata alla funzionalità 3, che è già piuttosto intensiva per me, e mi riservo di procedere con la 4 più in là quando mi sarò abituata. A seconda dei punti di contatto della pelle, voi vedete proprio che la pelle, il muscolo si attiva e sussulta, soprattutto in questa zona qui, nella zona delle labbra, nella zona delle tempie.
innervata la pelle, la parte del viso, i muscoli facciali. Quindi voi lo sentite e lo vedete anche, non è fastidioso, è piacevole. Altra considerazione è che questo è uno strumento che voi potete portare in viaggio, è piccolo, sostituisce quindi il massaggiatore, la LED therapy e la microcurrent, e per una vacanza è veramente l'ottimale per risparmiare spazio e per continuare con una vostra skincare da spa completa. Quindi per questo è davvero molto molto utile, anche considerato il fatto che il prezzo tutto sommato è competitivo, considerato tutto quello che racchiude. Allora io adesso, cercando di non sporcarmi i capelli, ok, allora come sempre io ho la pelle del viso pulita, metto il mio gel di aloe vera, io sto utilizzando questo della linea Iseul di Faberlic, è un gel di acido ialuronico con aloe vera, l'80% di aloe vera e il resto è acido ialuronico, quindi già questo prodotto contiene un trattamento di bellezza vero e proprio che poi non si deve togliere, a differenza dei gel diciamo da ecografia o di quelli specifici. Quindi lo metto sul mio viso, non ne metto troppo perché poi si secca, si asciuga, quindi poi dopo ne devo aggiungere altro. Lo facciamo qui, così è il lato che voi vedete meglio per me. Allora accendiamo. Voglio fare il Radiant oggi e mettiamo a 3. Voi forse non lo vedete comunque. Io già sento e vedo la pelle che in alcuni punti sobbalza. E quello è lo stimolo del massaggio. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo. Vedete? Guardate. Non è bellissimo da vedere, ma è molto efficace. Per essere efficace questo strumento, non vi preoccupate, è uno spasmo muscolare di riflesso questo. Dovete far aderire tutte e cinque le testine alla pelle. Vedete che in alcuni punti lo fa e in altri meno. Perché dove ci sono le zone più innervate c'è appunto questo riflesso muscolare del muscolo comunque che viene stimolato. Ecco, spero di avervelo spiegato bene, ma non è fastidioso, anzi è molto piacevole ed è anche molto rilassante. Un'altra cosa è che, avendo questo anche la funzione acne, cioè la luce blu, per chi ha un'acne localizzata, secondo me è davvero l'ideale. Cioè di solito l'acne si concentra magari nella zona T del viso, comunque in alcuni punti, no? C'è adesso chi soffre dell'acne da mascherina e quindi gli vengono i brufoli in questa zona del mento, della mandibola. Con questo, siccome potete andarlo a posizionare in modo abbastanza preciso, fate il trattamento sulle zone esclusive del viso in cui vi serve. La stessa cosa dica sì per l'antirughe, cioè la luce rossa. Io lo faccio in tutto il viso, però se magari avete necessità di farlo solo nella zona del contorno occhio, le zampe di gallina, oppure qui, lo fate lì. E inoltre potete utilizzare solo la luce LED e solo la funzione microcurrent e massaggio, cioè non è obbligatorio utilizzarle in contemporanea, potete scegliere di usare una funzione e l'altra. Ok,
C'è una funzione anche lifting istantanea che voi potete vedere, ve lo faccio vedere di qua, nell'immediato, perché quando si fa il massaggio al viso, anche con le semplici mani, con un terapista, un terapeuta che vi fa il singolo massaggio al viso, voi potete vedere, ecco, guardate, con questo strumento, ne ho messo poco. Voi potete vedere che già dopo un trattamento di pochi minuti lo sguardo appare subito più aperto. Già si vede, lo vedete? Come si alza il sopracciglio? Considerate che questa parte qui, questa mia parte, è asimmetrica, è naturalmente più bassa, il sopracciglio è irregolare perché nessuno di noi ha il viso simmetrico, quindi io comunque parto da una situazione in cui qui l'occhio è più basso. Tant'è che stavo pensando di fare un trucco correttivo permanente per il sopracciglio, cioè il microblading, proprio per correggere questa cosa, e, dovuto al fatto che io per anni ho dormito su questo fianco, e già così, con 2 minuti di lifting facciale, si risistema la situazione. Bene, io sono molto contenta di questo prodotto, quindi spero di avervi incuriosite, spero come sempre di avervi intrattenute. E vi saluto.